Un nuovo appuntamento con cronache e commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. E allora, come di consueto, subito i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. Nuova legge a tutela dei lavoratori esposti al caldo estremo. Il Consiglio si ferma per la pausa estiva, i temi dai quali ripartire a settembre. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato con voto favorevole all'unanimità una proposta di legge per la tutela dei lavoratori esposti a caldo estremo. La proposta, presentata da numerosi consiglieri del Partito Democratico e che vede come primo firmatario Andrea Vannucci, è stata illustrata in aula dal presidente della terza commissione Enrico Sostegni. L'atto interviene, modificandola, sulla legge regionale 28 del 2019, ponendo particolare attenzione sul tema della prevenzione del rischio da stress termico negli ambienti di lavoro. Questo è un percorso che avevamo iniziato presentando la proposta e con il lavoro in commissione, diciamo quando le temperature erano più miti evidentemente, e il calendario ha voluto sostanzialmente che si arrivasse al voto forse nel periodo più caldo dell'anno, anzi sicuramente almeno fino adesso nel periodo più caldo dell'anno. È una proposta che è diventata legge, che istituzionalizza anche riguardo al tema della sicurezza sul lavoro rispetto alle temperature estreme, il cosiddetto stress termico, quello che la legge prevede come attenzione in più per alcune situazioni localizzate geograficamente all'interno del nostro territorio regionale, ovvero il macrolotto di Prato e le cave nel Carrarese. Chiediamo quindi alle istituzioni, ai soggetti attraverso questa legge di mettere in campo una sinergia ancora più forte, mettersi a un tavolo, stilare protocolli, accorgimenti, misure che mettano in condizione i lavoratori di svolgere il più serenamente possibile il proprio lavoro. Noi crediamo che questo sia un elemento di attenzione e di civiltà che la nostra regione non poteva non fare. È una proposta che noi abbiamo anche firmato e chiaramente abbiamo votato favorevolmente in aula. È una proposta che in alcun modo limita la capacità di esprimere la produzione, ma tiene conto invece delle necessità anche dei lavoratori che, a fronte di un cambiamento climatico che in questi giorni abbiamo avuto modo di non apprezzare ma di verificare con forza, tenga conto di queste necessità. Ci sono operatori nel campo dell'edilizia, nel campo dell'agricoltura, che si trovano nelle ore centrali del giorno sotto temperature incredibili a dover lavorare. Che cos'è che si chiede? Il rispetto di questi lavoratori, mantenendo lo stesso orario di lavoro ma posticipato dalle ore centrali, quelle più calde. Il che non influisce appunto sulla produttività, ma salvaguardia invece l'integrità fisica e la salute del lavoratore. Bisogna tenere conto che in questo paese ha norme che tutelano gli animali dal lavoro in caso di climi torridi o oltre una certa temperatura. La norma sui fiaccherai qui a Firenze ne è un esempio. È più che opportuno tenere conto di questi cambiamenti climatici e andare incontro alle necessità dei lavoratori che fanno anche lavori complicati e complessi. L'altro giorno ho avuto modo di seguire un signore che lavora sulla gru a 50 metri d'altezza, che sposta pesi enormi, e diceva: io mi sono quasi sentito svenire, se non bloccavo la gru e scendevo rischiavo di fare grossissimi danni. Diciamo che in Commissione Sanità avevamo già trovato una quadra sull'argomento, ma è una questione di buon senso. Inizialmente in commissione, devo dire, avevo avuto qualche remora per il semplice motivo che mi sembrava un eccesso di zelo, perché comunque i lavoratori sono soggetti alle visite del medico competente e conseguentemente pensavo che potesse essere un sovrappiù. In realtà poi, discutendo, credo che ribadire con una legge una questione di questo genere possa essere assolutamente utile. In fin dei conti esistono, per esempio a Dubai, esistono degli orari di lavoro che sono notturni, quindi è giusto che anche noi teniamo conto di questi sbalzi
di temperature che magari fino a qualche anno fa non ne venivano nemmeno prese in considerazione. Si dice non ci sono le mezze stagioni, in realtà mi sembra che ci sono soltanto brevi stagioni intense sia estive che invernali. Doveva essere un intervento tempestivo da parte della regione toscana, così come lo hanno fatto quelle della Puglia, della Calabria e della Sicilia. Doveva intervenire secondo noi con un'ordinanza che in condizioni particolari di stress termico, soprattutto per chi lavora all'esterno e non ha possibilità di ripararsi nelle ore centrali della giornata, doveva essere previsto la possibilità di uno stop e anche della cassa integrazione. Agendo in questo modo, con una proposta di legge che sicuramente è positiva ma non risolve nell'immediato il problema, non si va al nocciolo del problema, che fondamentalmente è quello che attualmente fino ad agosto molti lavoratori saranno sottoposti a condizioni estreme e non saranno tutelati. Tutela che è innanzitutto a carico del datore di lavoro, ma in cui il soggetto pubblico deve fare la sua parte, la regione, soprattutto quando si tratta di controlli con le ASL per verificare dove queste condizioni sussistono o meno e poter agire. L'ordinanza era l'unico modo per poter andare diretti al problema e invece così facendo si è messo un pannicello caldo, ma niente di più. È stata molto più coraggiosa l'iniziativa delle altre regioni sicuramente. Dopo l'ultima seduta d'aula dello scorso 27 luglio il Consiglio regionale si ferma per la consueta pausa estiva. Al ritorno tra i banchi di Palazzo del Pegaso sono numerosi i temi che caratterizzeranno il dibattito politico. Abbiamo domandato ai capigruppo quali gli argomenti che avranno la priorità già a partire da settembre. In evidenza il piano rifiuti, come spiega anche il presidente dell'Assemblea legislativa toscana, Antonio Mazzeo. Tutto quello che si produce in Toscana deve essere smaltito in Toscana, con un equilibrio tra aree territoriali. Non si può essere un pezzo di Toscana che produce e un pezzo di Toscana che smaltisce. Quello che viene prodotto nell'area centro dovrebbe essere smaltito nell'area centro. Questo vuol dire che gli impianti devono essere diffusi sul territorio, ci deve essere chiarezza per chi investe dove saranno quegli impianti. Ma perché dico tutto questo? Perché avere chiarezza di come si smaltisce vuol dire anche ridurre le tariffe. Quando si riducono le tariffe si dà risposte ai cittadini e alle imprese che vogliono investire. Bisogna farlo cambiando il paradigma. Noi dobbiamo fare in modo che in discarica non ci vada più del 10% dei rifiuti che vengono prodotti nella nostra regione, che si possa chiudere il ciclo dei rifiuti andando a lavorare sulla chiusura anche attraverso forme alternative innovative. Bene, questo piano va esattamente in questa direzione. Io dico di più, senza ideologia, valutiamo anche se ha un senso nella nostra regione ci sia un termovalorizzatore, valutiamolo serenamente, facciamolo sapendo che queste tecnologie moderne non sono più pericolose di altre, anzi alcune di queste tecnologie, quelle più moderne, possono ridurre in maniera sensibile l'impatto ambientale. Facciamolo sempre pensando ai cittadini. Riapriremo con impegni altrettanto importanti, uno tra tutti il piano dei rifiuti, che ha avuto un'importante gestazione nell'ambito della Commissione, che ha fatto un grande lavoro di audizione. A settembre ci troveremo ad affrontare questo tema e ad approvare il piano. Avremo poi la proposta per quanto riguarda la realizzazione di Toscana Strade, ma poi inizieremo anche a ragionare del prossimo bilancio, quello che riguarda il 24. E quando parliamo di bilancio sappiamo che tutti i temi sono toccati e quindi inizieremo a fare una verifica di quella che è l'attuazione della risoluzione che abbiamo approvato alla fine degli stati generali per quanto riguarda la sanità, e avremo questo importante momento di confronto con la società toscana per vedere quello che sarà possibile allocare anche come risorse e quindi trasformare in progetti attraverso il bilancio per l'anno successivo. È evidente che, superato il piano regionale di sviluppo, un passaggio importante per la maggioranza riguarderà il piano dei rifiuti, e non solo, sarà un settembre caldo, non soltanto climatico, perché dovremo definire e avere coraggio
Noi abbiamo chiesto che il piano regionale dei rifiuti sia un piano di sviluppo economico, un piano di carattere industriale, dove il rifiuto diventa un elemento e un valore per la Toscana. Non si deve soltanto smaltire, non si deve soltanto riciclare, ma si deve trasformare in energia. Questa potrebbe essere una grandissima opportunità. Dentro il piano noi siamo disponibili a ragionare anche su un ambito unico regionale che possa fare di un fabbisogno unico regionale la possibilità di fare programmazione, quindi anche la localizzazione degli impianti diffusi su tutto il territorio regionale. La Toscana o pensa da Toscana in grande rispetto a questo grande tema, o altrimenti perderà questa sfida. Servirà coraggio, servirà capacità di assumersi responsabilità e di fare delle scelte. Noi siamo disponibili anche a una questione che in queste ore non si vorrebbe affrontare, cioè quella della localizzazione degli impianti. Serve dare risposte importanti non soltanto sulla termovalorizzazione, non soltanto sulla trasformazione del prodotto, ma anche sul riutilizzo di aree come quella per esempio di Livorno, che potrebbe essere ovviamente valorizzata dentro un percorso anche di riqualificazione e soprattutto di occupazione molto importante. Le priorità per settembre, per quanto ci riguarda, spero siano infrastrutture e lavoro. La Toscana oggi è stato proprio argomento di dibattito in aula in questi giorni sul PRS. Il Partito Democratico sbaglia perché considera oggi la regione Toscana una regione attrattiva per chiunque voglia venirci a vivere o a investire. E questo è vero, perché oggi la Toscana è una regione attrattiva. Ma dobbiamo pensare che le nostre infrastrutture sono già scadenti e obsolete oggi, e chi oggi viene a investire in Toscana lo fa in nome di quel brand Toscana, di quella fama, di quella appeal che la Toscana ha in tutto il mondo. Pensare a un futuro, noi dobbiamo pensare a quello che succederà tra 20 anni, e siccome in 20 anni non si realizza nemmeno mezza infrastruttura con i ritmi della Toscana e dell'Italia, perché ieri il presidente Giani ha parlato di godimento nel veder partire la talpa dell'alta velocità a Firenze, la talpa doveva partire 17 anni fa. Okay? Quindi questi sono i ritmi delle costruzioni delle infrastrutture in Toscana. E allora, se noi non mettiamo mano alle infrastrutture, oggi forse siamo attrattivi, ma tra 20 anni non lo saremo più per nessuno. E il secondo, spero sia una Toscana un po' più unita, nel senso connessa. Ne abbiamo parlato in aula, io mi auguro che a settembre parta questa sfida. Oggi ci sono più di 40 comuni in Toscana, 40 comuni in Toscana in cui non esiste il segnale cellulare, in cui non esiste una copertura internet. E questo è un tema. Il presidente Giani ci ha lanciato la sfida, ha detto che entro la fine della legislatura avrà colmato questo gap digitale, lo aspettiamo al varco. Io mi auguro di dargli ragione, lo dico prima. Da settembre partirà in primis una discussione che è già iniziata in parte su quello che è proprio il piano dei rifiuti. Lo attendevamo da tempo e quindi su quello ci batteremo fortissimo, perché appunto noi abbiamo una linea, una strategicità diversa su quelli che sono i servizi che la Toscana deve offrire ai propri cittadini e alle proprie imprese. Partiremo anche come centrodestra con una serie di proposte. Tutto partirà con una conferenza, una delle prime conferenze programmatiche di centrodestra, indetta proprio dai 3 capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma non sarà l'unica, perché da lì partirà un progetto condiviso con tutti i nostri sindaci della Toscana, i nostri parlamentari e i nostri coordinatori, dove batteremo tantissimi temi, dall'ambiente alla sanità, alle infrastrutture, alla cultura, alla scuola e allo sport, perché da lì partiranno le nostre proposte per Toscana 2025. Siamo pronti per questa sfida. È una sfida che ci vede al governo a livello nazionale, e siamo sicuri che tra 2 anni e mezzo ci troverà anche al governo di questa regione. Abbiamo bisogno anche di far capire a tutti i cittadini toscani quelle che sono le nostre proposte, non solo in aula, in consiglio regionale, ma inizieremo una serie di comunicazioni in tutte le province, batteremo tutti i territori insieme, perché veramente ci crediamo. Da settembre sarà fondamentale ricominciare il lavoro da dove è stato lasciato, e mi sento proprio di dire così, lasciato da questa giunta, cioè da quelle che sono le ambizioni messe su carta del PRS e del DEF, e che per essere implementate hanno bisogno di un deciso cambio di rotta. Ci sono tanti aspetti per combattere le disuguaglianze, tutte le questioni che riguardano l'edilizia residenziale pubblica, la tutela del lavoro, la bonifica dei siti, l'ambiente, il ripristinare alcune leggi e soprattutto alcuni limiti che mettevano dei paletti all'utilizzo del suolo. Tanti aspetti, su cui tra i quali anche il lavoro per la multiutility, anzi contro questa multiutility e contro progetti scellerati come la terza torre di Novoli, inaudita in un momento come questo, e progetti anche come
quelli che riguardano la tutela dell'ambiente, della qualità delle acque, le comunità energetiche. Molti temi di cui questa giunta vorrebbe appropriarsi o lo fa sulla carta ma che in realtà non riesce a implementare, che sono stati portati avanti a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle e che continuiamo anche a portare avanti a livello territoriale per la tutela di coloro che combattono contro le disuguaglianze e contro una Toscana che sia più equa, più giusta veramente, non a due o tre velocità come purtroppo ci ha condannato a essere questa giunta. Questa era la nostra ultima intervista, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e ricordarvi che Cronache e Commenti si ferma per alcune settimane per la pausa estiva, riprenderemo a partire da settembre.